Bidulon è ormai fuori dai giochi, ha lasciato lì in mezzo al tracciato il suo Buggy 1006, che ora verrà visto ovviamente dagli altri, però attenzione, vediamo se riescono a passare tutti i tempi. Semifinale della categoria Buggy 1006. Fermo qui in fondo al rettilineo il Buggy 1006 di Daniel Pitulon. Arrivano gli altri. Passa più esterno uno dei contendenti, vediamo ora arrivare sul rettilineo del giro Marcos Weber davanti a Remo Cobras, Sin Jasper mantiene la pressione. Marcus Weber, il tedesco con la sua Buggy 1006 della Freising, guida le fila, seguito da Cobra, Jasper, Lauba, Gatewil, Van der Putten, ma vediamo lì la chiusura anche nel quarto giro, non cambiano le passaggi. Weber, Cobras, Jasper, Laubach, De all'ultima curva ed eccolo arrivare sul rettilineo finale Marcus Weber a chiudere vittorioso il tedesco, seguito da Cobras, Jasper, Laubach e Tewil. Sono loro ad andare in finale, lampeggiano e quindi si va con questa seconda semifinale dei Buggy 1006. Arrivano sulla curva. Questo per questo appuntamento con la semifinale, la seconda, per vedere chi andrà a fiancare Weber, come già sperato.
dopo si ammucchia. Grasselli le belle fuori. Fuori Grasselli. Le belle fuori.
Albon! Albon a cannone! Venga! Anche il 6 con Weber pronto a chiudere anche il terzo giro. Cambia pressioni, sempre che ha in seconda. Arriva terzo, con il centro di